Pablo è un bambino con gli occhi grandi. A guardare le fotografie di quando era piccolo, gli occhi sono grandi, un po' grandi sono anche le orecchie e poi ha quel ciuffo di capelli neri che cade a metà della fronte. Tutti sanno che diventato adulto sarà un grande artista perché disegna benissimo. A 18 anni lui si raffigura così, si riconosce facilmente perché gli occhi sono grandi, Grandi sono le orecchie e anche il ciuffo di capelli continua a cadere sulla fronte come se non esistesse al mondo un parrucchiere capace di tagliarglielo più corto. Tempo dopo, a 26 anni, Pablo si mette davanti allo specchio e si dipinge un'altra volta, e anche qui gli occhi sono grandi e grandi le orecchie e il ciuffo di capelli immancabile ancora sulla fronte. Sembra quasi però che a Pablo gli occhi grandi servano non solo per vedere le cose di tutti i giorni, ma anche per cercare di vedere le cose nascoste. Ad esempio Pablo si domanda come fare a sapere che cosa ci sia nella parte della faccia che teniamo nascosta quando siamo di profilo. Sempre le stesse cose verrebbe da rispondere, ma Pablo no. Lui, per essere sicuro, quella metà faccia la vuole dipingere anche se non si vede. E sapete come fa? Mette i due occhi dalla stessa parte. E così vi mostro due ritratti che fa di se stesso. Nel primo si vede bene che sta dipingendo. Nel secondo... Sta leggendo un libro tenendo la testa appoggiata alla mano, ma in entrambi i casi vediamo i suoi due occhi grandi, aperti, messi un po' storti, anche se il viso è di profilo. Un giorno Pablo si innamora di una bellissima ragazza che si chiama Dora. Questa è una sua fotografia. Pablo la raffigura molte volte nei quadri. Forse ha paura di che noi pensiamo che Dora abbia un solo occhio e metà naso, così decide di dipingerne entrambi gli occhi e sotto al naso mette tutte e due le narici. Chiede poi a Dora di farsi ritrarre il lato sinistro del viso. Anche questa volta due occhi e due narici, anche se la faccia la vediamo a metà. Pablo, con questa invenzione, diventa famosissimo e anche se qualcuno lo prende in giro pensando che sia un pittore davvero strano, poco per volta il mondo intero riconosce che è addirittura un genio. Pablo usa quest'idea anche nel realizzare le sculture, è una cosa di cui le statue, a differenza dei quadri, non dovrebbero aver bisogno perché basta girare loro attorno per vedere tutti i particolari. Ma Pablo sappiamo che quando ha un'idea è più cocciuto di un mulo. Così realizza questo busto fatto col cartone, dove gli occhi non solo sono al posto giusto, una a destra e una a sinistra, ma per far vedere due occhi quando osserviamo la scultura di profilo, ne disegna altri due sul naso, uno davanti e uno di dietro. Ora sì che Pablo è soddisfatto. Per realizzare un'opera simile a quella appena creata da Pablo, dobbiamo procurarci un cartoncino abbastanza grande e spesso per intenderci più spesso di quello che si usa nelle fotocopiatrici e disegnare le tre forme che vi sto facendo vedere. Da prima i contorni li facciamo con la matita e il righello, poi Copriamo il segno con il pennarello nero. Terminata questa operazione un po' difficile, lentamente tagliamo tutte le forme. Quella più grande sarà il corpo della statua e basterà piegarla a metà per farla stare in piedi. Nella porzione rettangolare realizziamo la faccia. E tracciamo col pennello due occhi e la bocca. Nel ritaglio con il naso bisogna con pazienza realizzare i capelli, un occhio e una narice per ogni parte. Terminato un lato si disegna dall'altra parte i capelli un altro occhio un'altra narice a quel punto non resta che montare le tre parti come vi sto mostrando adesso sarà necessario fare due piccoli tagli dove c'è il collo un taglio più profondo nella parte superiore della testa e un taglio altrettanto lungo nel terzo pezzo tra il collo e il naso, da un foglio piatto abbiamo ottenuto una scultura così come Pablo l'aveva inventata, una vera magia e senza neanche un briciolo di colla.